Buongiorno a tutti. Vedete che oggi abbiamo un graditissimo ospite che è il dottor Paolo Rosi, poi passerò la parola a lui che in qualità oltre che di direttore del 118 dell'ASL veneziana e coordinatore del 118 Veneto, immagino che sia una delle figure più autorevoli che possano dare anche una storia, uno spaccato di quello che è stata la vicenda coronavirus, perché 118 vuol dire la nostra rete di emergenza e urgenza, vabbè, ma poi passerò la parola al dottor Rosi. Nel salutarvi, nel ringraziarvi per essere presenti, vi dico che cerco di fare anche un po' di economia nei tempi per lasciare più spazio al dottor Rosi e passo subito alla lettura del bollettino. Sono 750.248 i tamponi effettuati, scusate perché 750.248, scusate, il numero dei positivi è di 19.187, ah, è vero che l'isolamento oggi non c'è. Allora, il numero dei ricoverati sono 319, dovete scusare, non ho i delta rispetto a ieri. Terapie intensive, eccolo qui, 15, quindi si sta scendendo, resta sempre un positivo, un solo coronavirus in terapia intensiva dei 15, totale dei morti 1955, avete visto che il bollettino oggi è zero, dei quali morti in ospedale 1401, dimessi 3447. Dopo ovviamente vi diamo tutta la documentazione, dovete scusarmi, i nati sono 68. Bene, due brevi comunicazioni, poi le domande, poi passiamo la parola al dottor Rosi. Intanto volevo dirvi che rispetto a quello che sta accadendo per il mondo della scuola c'è preoccupazione. Ovvio che è naturale che con la ripresa scolastica, che noi auspichiamo avvenga dopo le lezioni, ma se le date sono quelle che stanno circolando, vuol dire che per avere l'apertura delle scuole dopo le lezioni, vuol dire che le scuole apriranno a fine settembre e primi di ottobre, il che diventa anche imbarazzante, cioè vuol dire marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 7-8 mesi di fermo scolastico, a me non sembra una roba normale, no? Tutto ciò premesso, è pur vero che in via prudenziale i ragazzi debbono essere messi in sicurezza, è pur vero che le linee guida vanno adottate, però noi crediamo, ed è un lavoro che porteremo avanti anche con i colleghi governatori, crediamo che le linee guida debbano essere interpretate anche per una loro sostenibilità. Oggi c'è la giornata di protesta e guardate, non la condivido perché piove governo ladro, va bene protestare, la condivido perché comunque è giusto che si riaccendano i riflettori sulla scuola. La scuola oggettivamente in tutti questi mesi ha vissuto di vita sua, ha vissuto del buon impegno e della voglia di fare di moltissimi docenti, della stragrande maggioranza dei docenti, che senza attrezzature, senza dispositivi, sono riusciti a mettere in piedi quello che è poi la formazione a distanza. E ovviamente la tenacia dei ragazzi che hanno colto questa sfida e delle famiglie. Guardate, a me è piaciuto che il Presidente della Repubblica abbia riconosciuto il cavalierato a un docente che, malato di coronavirus in ospedale, ha continuato a fare lezioni a distanza ai suoi ragazzi. Era di un istituto alberghiero, penso campano, se non ricordo male. Allora, guardate, se la soluzione è andiamo un tanto al chilo per non rischiare e quindi cominciamo a vedere plexiglass, box e altre menate del genere, decisamente no. Guardate, potrei farvi vedere le mail e i messaggi che arrivano dai docenti che dicono guardate, noi con i bimbi abbiamo bisogno di fisicità, c'è bisogno di interazione, non è che possiamo fare le lezioni nelle cabine, mettendo i ragazzini nelle cabine e proteggerli a questi livelli. Pensiamo anche noi, ne abbiamo parlato anche questa mattina in una riunione approfondita fatta con gli assessori, in particolar modo
c'era l'assessore Lanzarin e la dottoressa Russo, pensiamo anche noi che alle linee guida, quelle che il CTS, quindi il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ha ipotizzato, possano essere non edulcorate, ma possono essere reinterpretate mettendo in sicurezza i ragazzi. Ed è esattamente, a me spiace dirlo, è esattamente quello che era accaduto per le spiagge, per i ristoranti, per molte attività che avevano delle linee guida INAIL sostanzialmente non praticabili e poi si sono trasformati in linee guida delle regioni che hanno portato il loro contributo. Quindi, se mi chiedete qual è la posizione del Veneto, quella di costruire nuove linee guida alternative, di tenere aperto il dialogo con il governo in maniera costruttiva, di certo non pensare a contrapposizioni o a prove muscolari, ma cercare di mettere le condizioni sia ai ragazzi che ai docenti di lavorare in un ambiente che non sia un ambiente confinato, dove ognuno vive sotto la sua campana di vetro, perché il che non c'entra nulla con la scuola. Detto questo, potrei anche non escludere di portarvi magari per un aggiornamento, glielo chiederò, la professoressa Dadalt, glielo chiederò, che adesso è, diciamo, direttore della clinica pediatrica nominata di Padova, magari per un aggiornamento anche rispetto a coronavirus e pediatria. Coronavirus è età pediatrica. Penso che questo potrebbe essere utile anche per le tante famiglie che vi seguono, vi leggono e quindi dare anche un'informazione di quello che è magari tutto lo spauracchio della sindrome di Kawasaki, della quale si è parlato tanto, ma poi l'incidenza clinica si è visto che è minimale, o piuttosto che il livello di contagio che si diffonde attraverso i giovani. Quindi noi lavoriamo per delle linee guida alternative e siamo qui oggi a sostenere le ansie del mondo dei docenti e delle famiglie, ovviamente degli studenti. Detto questo, altra comunicazione che vi voglio dare, ringrazio l'assessore Bottacin, anzi prima di ringraziare l'assessore Bottacin, rispetto all'università e alla partita del corso di laurea in medicina, questo per noi è il punto stampa del coronavirus, solo con fatti eccezionali parla di altro. Poi vi parlo di Bottacin perché c'è il tema dell'emergenza meteorologica, per cui penso che ci stia nell'emergenza urgenza parlare anche di questo. Restando nell'ambito sanitario, ho parlato anche questa mattina con il ministro Speranza. Io sono fiducioso del dialogo che abbiamo instaurato con il governo rispetto al ministro Speranza, al ministro Boccia e al ministro Gualtieri. Io ho parlato con tutti e tre. Nelle prossime ore si deve assolutamente trovare una soluzione a quella che è un'impugnativa, che è un'onta nella storia di questo Paese, cioè dopo un'emergenza come quella che abbiamo conosciuto dal punto di vista sanitario e dopo aver visto un accordo che va sostanzialmente a suggellare quello che è un percorso storico, ovvero la creazione del corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, voluto dalla Regione del Veneto e dall'Università di Padova. Se da un lato vi confermo che per noi non ci sarà un minimo istante di arresto delle iscrizioni, delle attività, anche perché fra 8-10 mesi avremo concluso anche il nuovo ospedale che ha 1.000 posti letto ed è la culla per questo neonato, no? La facoltà di medicina, il corso di laurea, scusate, dall'altro vi dico anche che auspico che si risolva questa impugnativa, o meglio, citata impugnativa, ancora non è paventata impugnativa, anche se il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok, ma fino al 16 c'è tempo per trovare una soluzione. Questo è un momento nel quale la politica, chi ha responsabilità di governo a livello regionale, a livello nazionale, è chiamato a riparare i danni che fanno i burocrati dentro nei nostri uffici. Per cui noi abbiamo già dato delle risposte, le consideriamo esaustive, le abbiamo date tramite l'avvocatura. Spero che si risolva il problema, che si risparmino risorse economiche e che non si paghino avvocati. Se il governo deciderà di procedere con l'impugnativa, noi andremo con l'artiglieria pesante di natura legale, ovviamente, tecnico-legale, in Corte Costituzionale e difenderemo il nostro provvedimento fino alla fine. Siamo certi di aver ragione, vi ricordo che la contestazione è
avete un fondo regionale sanitario di 9 miliardi e 600 milioni, ci state chiedendo di utilizzare, avete deciso di utilizzare noi come regione 6 milioni di euro di 9 miliardi e 600 milioni per sostenere il corso di laurea in medicina, che non mi sembra avulso dalle finalità del fondo regionale della salute. Per cui noi continuiamo a dire che funziona così, è un fatto anche di principio, non solo di risorse, questo lo capite da soli, però è un principio inviolabile, visto e considerato che se passa il principio secondo il quale a Roma qualche ufficio decide di impugnare, a noi non va più bene. Infine, vi dico due informazioni che ritengo strategiche, una per la sicurezza, anzi una per la sanità. Vi dico che si è svolta questa mattina a Vicenza l'udienza del processo contro i vertici della Miteni per l'avvelenamento delle acque da FAS, dove la Regione si è costituita parte civile con l'avvocato Pinelli. Voi sapete che abbiamo portato avanti questa costituzione come parte civile, eccetera. Si sono concluse regolarmente le formalità della citazione dei responsabili civili e il giudice ha dato atto della correttezza delle notifiche effettuate dalla Regione Veneto al fallimento Miteni e alle due società controllanti della Miteni, la società giapponese Mitsubishi, quindi oggi abbiamo avuto l'ok, è una giornata storica, Mitsubishi Corporation, che oggi ha depositato l'atto di costituzione, e la società lussemburghese International Chemical Investors. E sono due società che sono collegate a questa vicenda. La Regione Veneto, grazie alla propria iniziativa di chiamare nel processo due multinazionali dell'importanza di Mitsubishi e International Chemical Investors, ha dunque ottenuto che esse, in caso di accertamento di responsabilità degli imputati, dovranno garantire con il proprio patrimonio il risarcimento del danno cagionato al territorio e conseguentemente ai singoli cittadini veneti. Stiamo parlando di salute, danneggiati dall'inquinamento. Il processo è rinviato all'udienza del 12 ottobre 2020 alle ore 10. Perché vi dico questo? Voi sapete che noi abbiamo investito su questa linea, diciamo, di difesa e risarcitoria con l'avvocato Pinelli, abbiamo deciso di chiamare in causa le due multinazionali. All'aver avuto riconosciuto questo passaggio ci permette oggi di avere un interlocutore dall'altra parte del tavolo capiente per un eventuale processo e azione risarcitoria. Dopodiché i tribunali decideranno chi ha ragione, abbiamo rispetto dei giudici, però è bene dire che è la prima volta nella storia che accade una cosa del genere. Questa è salute. Infine, ringrazio l'assessore Bottacin e poi tutta la squadra della Protezione Civile, perché ieri hanno fatto 157 interventi a Treviso, in provincia di Treviso, 164 in provincia di Verona. Voi vedete che abbiamo delle previsioni che sono inquietanti, abbiamo decine di comuni, io ho dichiarato, vi faremo avere il provvedimento in giornata, lo stato di crisi, di emergenza, lo tengo aperto, lo dico onde evitare che qualcuno che si inquieti o ha preoccupazioni, lo terrò aperto fino alla fine di questa ondata, diciamo, triste meteorologica, quindi se dura 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni, tutto quello che accadrà da qui ai prossimi giorni rientra in quello stato di emergenza. Quindi lo dico a quelli che mi dicono, ma Zaev magari mercoledì non ha dichiarato lo stato di emergenza. È già questo valido, aggiungeremo i comuni giorno dopo giorno. Lo possiamo fare, evitiamo di far tante scartoffie, e quindi grazie al Sole Bottacin per il coordinamento che ci garantisce. Abbiamo avuto tanti danni, grandinate, abbiamo avuto allagamenti, abbiamo avuto un sacco di smottamenti, frane, e quello che non è piovuto in 5 mesi, fra l'altro dei quali 3 praticamente in lockdown, col sole fuori, la gente dentro in casa, adesso si è rovesciato, c'è pioggia fuori, la gente che esce, c'è proprio il massimo della vita. Questo è un anno bisestile, ricordatevelo, e quindi bisogna segnarselo. In Veneto si dice anno bisesto, anno senza sesto, che vuol dire anno che non ha senso. Grazie, passerei quindi la parola a voi per le domande, poi vi presento il dottor Rosi e gli cedo anche ovviamente i microfoni. Cosa ha Penago del famoso giro da sinistra verso destra? Poi c'è il collega Vinazzi dell'ANSA e altri, la Van Zanz è già prenotata. Buongiorno Presidente. Ciao Filippo.
Qualcosa di più magari sulla scuola, lo dico perché sì. È un argomento di evidente e direi palpitante attualità che interessa è preoccupante. Le persone. E, le linee guida del governo le abbiamo viste, insomma, un po' questi famosi plexiglass, le barriere, si parla di visiere anche. E abbiamo detto nei giorni scorsi, ma insomma lo dicono tutti, che il mondo della scuola è stato dimenticato, c'è un malessere, proprio un disagio e una protesta evidente. Evidente direi è unanime che attraversa tutte le componenti di questo mondo. Allora, qualcosa di più circa i correttivi che la Regione Veneto, ma mi pare di capire che anche le altre regioni, insomma, siano intenzionate. Ma guarda, noi abbiamo delegato il servizio di prevenzione, come abbiamo fatto in altre occasioni, poi l'assessore Lanzarin, ma anche l'assessore Donazan, che sono in collegamento, attenderanno e discuteranno, collaboreranno col servizio di prevenzione, quindi al dottoressa Russo, per delle linee guida, diciamo, fatte in casa, il che non vuol dire che non valgono di meno delle altre. Se io leggo le linee guida del CTS, dico che si è voluto stare dalla parte del formaggio, come si dice, no? Cioè, ovvio che se tu distanzi i banchi da 2 metri, ci metti lo studente dentro in una cabina, stile cabina telefonica, diventa quasi l'aula, diventa quasi un call center, no? Li guardate, distanziati, con i separe, eccetera, a me sembra, qualcuno mai potrà dire che ci sarà un contagio in una situazione del genere, ma se i bimbi stanno anche a casa si contagiano anche di meno, se vogliamo proprio fare i più realisti del re. Invece noi pensiamo che, come è accaduto, pensate alla ristorazione, la ristorazione era destinata a non aprire mai, ha aperto, abbiamo contagi zero, per carità, anche la fortuna vuole la sua parte. Io non dico di mettere a rischio i ragazzi, però è pur vero che se il servizio di prevenzione del Veneto e poi delle regioni italiane ci danno anche delle alternative più sostenibili, partendo dall'eliminazione di tutto quello che sono le infrastrutture di plexiglass e altre menate del genere, direi che è positivo. Cioè, pensare, tutti noi siamo stati a scuola, pensate se ci mettessero, fossimo ragazzini, andassimo a scuola con la visiera, con le box dove andare dentro, il distanziamento, cioè uno deve, cioè, gli avremo, come si può, arriveranno alla fine del corso di studi, ma saranno tutti depressi, cioè provati psicologicamente, ecco, più che depressi. Noi non vogliamo questo, stiamo parlando dell'età evolutiva, stiamo parlando dell'età particolare. Lasciami dire, Filippo, che gli insegnanti, come è accaduto per le regioni, in questa emergenza si sono nobilitati, hanno sdoganato la loro figura. Cioè, sono stati eroici nel tenere in piedi le lezioni. Guardate, ve lo dico sinceramente, io non ci avrei mai creduto, avrei mai pensato che si creasse un così importante senso di responsabilità. Cioè, gli insegnanti ci hanno dimostrato che anche se il sistema salta, se fosse stata una guerra, tale è, comunque loro hanno continuato a erogare. E questo, io penso che siano usciti nobilitati e più forti di prima. Perché nessuno se la sarebbe aspettata un'azione del genere, no? Perché poi se è semplice, no? Manca il computer, manca qua, manca là. Invece bravi, veramente bravi. E io questo non smetterò mai di dirlo, io ne conosco molti e so la fatica che hanno fatto a mettere in piedi queste lezioni, che non è stato facile, perché gli strumenti ne avevano zero. Questa è la verità. Posso un dettaglio? Prego. È ipotizzabile una soluzione, tra virgolette, tipo ristoranti, cioè di distanziamento di un metro, mascherina per gli alunni, per i docenti, gel? Sentiamo la prevenzione, però quella è la filosofia, è quella di rendere l'aula vivibile. Poi sai, anche il tema della mascherina, noi vogliamo avere anche conforto dai clinici, perché stiamo parlando di bimbi, io non so se una mattina che uno si respira la CO2 che si accumula dentro nella mascherina che effetto faccia al cervello. Per cui anche lì dovremmo capire il ricambio d'aria nelle aule e poi capire anche clinicamente quanto i bimbi possono essere interessati da un'eventuale ulteriore reinfezione di coronavirus, che poi lasciatemelo dire fino in fondo, perché adesso è inutile che ci facciamo finta di non saperlo, ma se ci arriva un'ondata come quella di marzo o di febbraio, secondo voi si possono aprire le scuole? Dai, di cosa stiamo parlando? Parliamo della fase di convivenza che è gestibile. Se arriva un'onda di piena ti tocca non chiudere solo le scuole, ma richiudere tutto quello che avevi aperto.
Mignazzi. Sì, tanto che visto che sono per metropolitano.it e non per ANSA, visto che chiedo scusa. No, ma chiarisco semplicemente se prego, ma prego. Ormai sei una PMI, è una, insomma. Sei una PMI. Una domanda che è qui invece a metà tra il Presidente e l'Assessore Lanzarin. La settimana scorsa avete annunciato che anche in Veneto partiva l'indagine di sieroprevalenza. Volevo sapere se c'era, sì, ho qui il comunicato, sì, l'ha avviata dall'Istat e così via. Ma noi non abbiamo notizie di chi abbiamo contattato. Non avete nessun, no, nessun riscontro dopo una settimana? Noi non sappiamo, non abbiamo... Tutto a livello centrale, perfetto, grazie. Prego. Allora c'era la Van Zan e poi le colleghe, immagino, Zambon, Milva, Fois, sì. Presidente, buongiorno. Ieri sera, ciao, le agenzie di stampa hanno rilanciato questa nuova polemica sui dati, nel senso che c'è una discrepanza tra i dati della Protezione Civile e i dati forniti dalla Regione Veneto, ma non solo il Veneto, anche altre regioni. È stato fatto capire che le regioni metterebbero o più o meno morti a seconda del... A voi risulta questa, no, cosa? E soprattutto, che dati avete voi diversi da quelli della Protezione Civile Nazionale? Se poi a fine giornata funziona così, che verso le 5-6 del pomeriggio abbiamo un riepilogo nazionale su che è quello che va dato alla Protezione Civile nazionale, sì, sì. Però anche ieri i dati non collimavano. No, cioè... noi mandiamo i dati a Roma, poi dopo non sappiamo. Noi vi confermiamo il bollettino, appunto. Non so la Protezione Civile come faccia ad avere un dato difforme rispetto ai morti in Veneto o in altre regioni, perché sono le regioni che comunicano i dati. Comunque la nostra dichiarazione per noi fa fede al bollettino, che è quello che diamo alla Protezione Civile, fatto su misura per la Protezione Civile, perché noi l'avremmo fatto in maniera diversa, oltretutto. Quello delle 17? Sì, quello sarà. Quello della mattina. Noi guardiamo solo quello della mattina. Voi date quello della mattina, ma quello è il problema, perché voi date quello della mattina. No, quello del pomeriggio è fatto solo per voi. L'abbiamo sempre detto. L'abbiamo sempre detto che per noi fa fede quello della mattina, e quello della mattina è quello che viene inviato alla Protezione Civile. Quindi l'inghippo è che a voi arriva alle 5 un dato e la Protezione Civile inserisce alle 6 il dato della mattina. Questo probabilmente è il motivo. Però l'abbiamo già detto più volte questo aspetto, ma non a voi, cioè a livello nazionale. Tant'è che quando escono le notizie a volte si incrociano il dato a zero contagi, zero morti, che però è il bollettino del pomeriggio. No, hanno quello della mattina. Noi abbiamo, a dir la verità, abbiamo anche tentato di fare solo il bollettino mattutino, però poi c'è, giustamente, voi che siete sul territorio, avere il bollettino serale significa avere veramente la giornata, no? Quello del mattino è vecchio quando chiudi i giornali, quando chiudete i vostri servizi. Altre cose, Alba? No. Allora, Van Zambon, Vandrioli, Fois. Buongiorno. Buongiorno. Tornando per un attimo al tema della scuola, è uno di quegli argomenti che cercherete di portare avanti con un fronte compatto con, sì, le regioni, con le altre regioni. Allora, riusciamo a fare il punto di quali sono gli argomenti che cercate di... come dire, condividere completamente per poi avere un fronte compatto per il dialogo con il governo? Abbiamo detto il trasporto pubblico locale, se ci sono novità, la scuola mi dice di sì, altro? Beh, noi adesso abbiamo tutto il tema dei grandi eventi, immaginiamo che da quello che si dice, ma sono notizie di corridoio, che prima del 15 ci sia un DPCM che va a regolamentare ovviamente altre aperture. Ovviamente in quel DPCM ci dovremmo fare... allegare tutte le nuove linee guida che ancora non sono state allegate. A tutt'oggi vi ricordo, oggi è lunedì, si aprono i centri estivi per il 03, a tutt'oggi il governo non ci ha detto nulla per le linee guida 03. Quindi in quel DPCM finiranno dentro anche quelle linee guida, immagino, no? Saranno già superate dal fatto che tutti hanno aperto, però vabbè, dobbiamo prendere atto che è così. Solo una precisazione. Prego, Milva. Diceva prima delle linee guida più sostenibili per, sì, quanto riguarda i ragazzi. E come andate in sovrapposizione sul... Ma guarda, Milva, io penso una cosa, che accadrà quello che è accaduto con le linee guida INAIL, no? Non è che sono una bocciatura, però chiederemo al governo di allegare al DPCM delle linee guida prodotte dai servizi di prevenzione delle regioni.
le regioni sono in grado di mettere in piedi delle linee guida che siano, diciamo, più sostenibili e che diano più vivibilità anche nelle aule. Ripeto, quelle modalità che io ci vedo per nelle linee guida CTS, no? I 2 metri, il plexiglass, sono modalità da infezione importante, ma quando c'è l'infezione importante si deve chiudere la scuola, non possiamo pensare, anche perché c'è qualcuno che accompagna il bambino, c'è qualcuno che deve uscire di casa, come si può gestire un'infezione importante pensando di tenere aperta la scuola? Lasciate perdere che i bambini siano meno o più aggredibili del virus, ma non sta in piedi il ragionamento. Quindi ho l'impressione che siano andati col bazooka dove bastava una cerbottana. E poi Emiliano. Ciao. Cioè, farmi solamente una precisazione, anche perché si parla tanto di, giustamente, della sicurezza dei bambini, però devo anche annotare e farmi portavoce del fatto che in redazione ci arrivano parecchie, veramente parecchie telefonate da parte di insegnanti, educatrici sopra i 60 anni, che hanno proprio paura per quello che riguarda la loro salute, essendo poi anche entrando oramai anche in una fascia d'età piuttosto a rischio, in cui le conseguenze del contagio possono essere serie. Ma guarda, stai confermando quello che ho appena detto, nel senso che nel momento in cui se si tratta di una fase 2, cioè questa della convivenza, ci sta la linea guida, diciamo, più soft di quella, che è quella della convivenza con il virus, ma una convivenza con una virulenza che è quasi zero. E l'abbiamo vista, no? Il ristorante lavora, il bar lavora e tutte le storie che sapete. Se diventa più importante, l'unica soluzione è la chiusura, non mettere il box di plexiglass, perché giustamente abbiamo degli insegnanti che sono magari più a rischio e noi non possiamo esporre migliaia di insegnanti all'infezione perché qualcuno si è inventato il box. Cioè, il box non va bene, punto e basta. Emiliano. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Possiamo tornare sulla vicenda della Miteni? La Regione del Veneto aveva condotto, ricordo, serie, insomma, accurate ricerche sia sull'inquinamento della falda acquifera e anche sulle possibili effetti sulle famiglie venete. Non ricordo, mi perdoni se sono arrivate quindi a una chiusura queste ricerche, ma sì, guarda, che se faranno appunto parte del processo. Allora, considera che qui la situazione è molto complicata perché gli attori in questa situazione sono molti, è giusto che sia così, no? Pensa solo al ruolo del NOE, quindi dei carabinieri, il ruolo dell'ARPA, che è altra realtà autonoma nelle indagini, la regione, le disposizioni della regione, e dall'altro c'è il privato, ed in mezzo ci sono coloro che sono i danneggiati, no? I cittadini per primi, i bimbi, le famiglie, vi ricordo le mamme dei FAS, e infine le comunità, perché le comunità subiscono l'eventuale inquinamento del sottosuolo, del soprassuolo, quindi pensate alle acque ad esempio. In questo contesto ormai ci sono bancali di carte in procura mandati dalla Regione. La Regione ha iniziato dal luglio 2013, se non ricordo male, a inviare le prime carte. Considerate che noi è arrivato lo studio del CNR, era CNR? Sì, fine maggio 2013. Da allora noi abbiamo iniziato a produrre, cioè lo studio che diceva, guardate che in Italia ci sono dei focolai, usiamo anche qui questo termine, di inquinamento nelle falde dei FAS, non solo da noi. Noi siamo stati anche virtuosi, qualcuno so che ogni tanto si agita, ma ve lo dico, siamo riusciti a mettere in piedi, abbiamo speso quasi 10 milioni di euro per mettere in piedi, un po' di meno, forse 8 milioni, mettere in piedi il più grande laboratorio nazionale che analizza i FAS, perché non è che esiste lo strumento per analizzare i FAS, cioè sono nuovi inquinanti come sono definiti. Abbiamo fatto mettere i filtri a carbone in maniera tale che comunque la zona rossa possa avere dall'acquedotto l'acqua a garanzia che non ci siano i FAS e molte altre attività. Abbiamo istruito pratiche, mandato memorie, abbiamo dato l'incarico, ci siamo costituiti come parte offesa, parte civile, in più siamo coloro che hanno chiamato in causa le multinazionali. Siamo in questa fase qui.